Volevo denunciare la nuova frontiera per ampliare la capacità del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Io li definisco sedicenti profughi perché per due terzi le statistiche dimostrano che sono migranti economici e quindi clandestini. Ricordo che al 27 di ottobre sono 172.000 i richiedenti asilo nel nostro sistema di accoglienza e quindi dopo la disponibilità di albergatori falliti a mettere a disposizione le proprie strutture ricettive, dopo la disponibilità di palazzinari che mettono a disposizione alloggi sfitti, dopo che nei giorni scorsi abbiamo sentito dalle cronache di azioni di requisizione di strutture, tra cui l'ostello di Goro, oggi, anzi da pochi giorni, si passa a proporre addirittura di affittare le case appignorate. Le case appignorate, questa è una vera e propria vergogna, perché ci sono delle famiglie in crisi economica dove il padre magari perde il posto di lavoro che non riesce a pagare il mutuo, la casa viene pignorata alle banche, dalle banche, e cosa succede? Succede che il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Lecco qualche giorno fa dirama un comunicato, una direttiva, una circolare ai legali dei creditori pignoranti, ovvero le banche, dice: allora guardate, voi avete la possibilità di mettere in quelle case pignorate, di affittarle per metterci dei richiedenti asilo, peraltro con delle considerazioni politiche, perché il giudice parla di finalità per perseguire un altro scopo umanitario sociale, parla di possibilità di valorizzazione dell'immobile, definisce erroneamente rifugiati le persone che potenzialmente possono andare a questi immobili quando si sa che i rifugiati sono solo il 5%. Un comportamento, una decisione veramente vergognosa, un comportamento del tutto ultroneo da parte di questo giudice. Ed è per questo motivo che oggi il gruppo della Lega Nord ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Orlando per chiedergli se ha conoscenza del contenuto di questa circolare, direttiva o comunicato, se ha fornito lui le direttive al Tribunale di Lecco o a tutti i tribunali italiani, ovvero sia se queste direttive sono pervenute dal Presidente del Tribunale Ordinario di Lecco, e qualora non condividesse i contenuti di questa vergognosa circolare, se intende attivare un intervento ispettivo per censurare questo comportamento grave del giudice del Tribunale di Lecco. Grazie Presidente.